Quindi interessante vedere questi due sangiovesi 100%, uno accanto all'altro, con diciamo, una distanza in chilometri non molto non esagerata, però terreni completamente diversi, impostazione anche completamente diversa, e fra l'altro questo, questo quorum c'ha appunto una particolarità: una parte del sangiovese che affluisce nel quorum deriva da una appunto la cantina che prende il nome da Pieve Vecchia, che avete visto c'è quella foto, quella Pieve Vecchia appunto era una zona molto particolare, perché addirittura ai tempi dei romani c'erano dei bagni termali, tuttora ci sono gli svedesi fortunati che vengono d'estate, stanno in mezzo a queste rovine romane bellissime, e il, appunto, un vigneto è proprio diciamo piantato su questa stazione termale, dove c'era però appunto a tempi medievali una pieve, poi fra l'altro lì vicino un cimitero, cioè insomma una zona molto, molto particolare e molto suggestiva. E fra l'altro io ho avuto anche la fortuna di assaggiare la particella diciamo di Sangiovese esattamente lì sulla Pieve Vecchia, e c'ha dei sentori, dei profumi e una delle caratteristiche veramente, veramente particolari. E comunque quel Sangiovese finisce nel blend del quorum, che quindi rispetto ad altri sangiovesi del Monte Cucco ha un carattere un po' particolare, però direi che può essere preso molto come se non so se conosciuto la zona del Monte Cucco, però ecco le caratteristiche sono riassunte in maniera molto evidente. Innanzitutto il colore, che rispetto a altre zone è tendenzialmente più scuro per una questione di sia di terreni ma anche come, come cloni che vengono utilizzati. Se conoscete altri Monte Cucco, per dire il nome Salussi, che è quello un po' più famoso, sono tutti vini di un certo molto scuri come colore, non è che è tagliato con vitigni strani, è proprio in quelle zone il Sangiovese ha un colore maggiore. A livello di profumo sentite che le sensazioni, si capisce che è Sangiovese, c'è una nota simile a fragola e lampone, forse però la ciliegia e la marena sono più presenti, a volere diciamo dire guardando geografia effettivamente ha un carattere che è fra il morellino e il rosso di Montalcino, se l'avete presente, no? Quindi, e del resto il, a livello geografico siamo al di là della Miata rispetto al rosso di Montalcino, molti vigneti di Montalcino confinano con quelli della DOC Monte Cucco, e quindi è ovvio che ci sia questo diciamo gradiente. A livello di sensazioni sono più, sono un pochino più, più scure, più corpose, ci sono note magari un pochino più aromatiche, cioè la nota sembra quasi il sandalo, note un pochino più aromatiche, un po' particolari, tipo quasi una nota leggermente mentolata, una speziatura un po' particolare, quasi balsamica. Tenete conto che è una caratteristica non solo, non di tutto il Monte Cucco, ma di alcuni vigneti, in particolare questa, questo vigneto intorno a Pieve Vecchia, vi dicevo, c'è questi profumi che vanno nella sfera del balsamico in maniera un po' inconsueta per quelle che sono la zona. In questo forum, che unisce anche altre parcelle, sono un po' diluiti, ma si avverte sensazioni un pochino particolari fra l'incenso e il balsamico, quindi un vino che colpisce, no? Cioè, al di là del sentire il Sangiovese, sente che ha una nota un pochino particolare, un carattere suo. E il, ecco, sentite in bocca, è una nota, è un vino che, diceva Marco, l'evoluzione, sentite che è un vino che si percepisce che avrà anche un'evoluzione, perché il tannino è molto serrato, è bello, non è molto astringente, ma sicuramente fra acidità e tannino c'è un altro, sicuramente ha 2-3 anni di evoluzione interessante, questo vino ce lo può avere, fermo restando che è un vino, tra virgolette, base, diciamo, come Monte Cucco, come anche come fascia di prezzo, è una fascia di prezzo che è diciamo leggermente sopra il Morellino, ma non diciamo non si avvicina a quella di un Chianti classico, per darvi l'idea del, o insomma più o meno quella di alcuni Chianti classico, diciamo. Però ecco, sicuramente sensazioni particolari, e anche in bocca sentite la struttura è quella di un vino, direi anche più di un rosso di Montalcino come importanza, infatti è un vino che si presta bene a tutto pasto, perché poi lo serviremo sull'acqua cotta, ovviamente non si abbina, questo sarebbe più quasi, se rimane il bicchiere anche sul maialino questo non sfigura, anzi ci sta benissimo, perché questa speziatura che gli viene fuori in maniera naturale sta molto bene sugli aromi del maialino. Poi ovviamente ci sono altri vini più corposi, ma questo ecco direi che dà un'idea di quelle che sono sia le potenzialità di Monte Cucco, ma anche le potenzialità di Pieve Vecchia, di queste caratteristiche, tenuto conto che questa insomma, è la seconda annata di produzione, quindi insomma le possibilità per crescere ci sono.
finale piuttosto lungo, sentite quanto rimane in bocca, il finale è un po' amarognolo. Questa è una questione di, non è il frutto acerbo, è proprio una questione di maturità del vino, però direi che un amarognolo piaceva, no? Se andiamo a incontrare qualcosa di dolciastro nel piatto, è un amarognolo che stempera e ce lo rende molto bevibile, una bella salivazione, quindi insomma direi un vino col suo carattere, con una nota molto, è molto più gradevole col mangiare che per conto proprio, questo ve lo anticipo, se avete reso conto, però ecco, questa nota caratteristica si percepisce subito. Buon appetito. Ora vi stiamo